Sindaco Montani, perché ricandidarsi, perché tornare in campo, perché c'è la possibilità del terzo mandato? Ho deciso di ricandidarmi perché il progetto che è iniziato 10 anni fa continua. Ritengo che abbiamo fatto tanto in questi 10 anni, ritengo che abbiamo raggiunto dei successi, degli obiettivi, dei traguardi anche ambiziosi. Se pensiamo anche solo alle opere pubbliche che sono state fatte, si è la risposta di tutto questo. Abbiamo attraversato anni difficili, anni in cui la pandemia, in cui le ristrettezze economiche, in cui le guerre, che quindi con i rialzi delle bollette, delle tariffazioni energetiche, hanno creato tanti ostacoli, eppure siamo riusciti a mantenere pure nei vincoli di bilancio, senza aumentare le tasse, aumentare i servizi, specialmente per i più deboli, e riuscire a realizzare delle opere a servizio di tutti i cittadini. Però questo progetto, questo sogno, non è ancora finito. Abbiamo ancora tante altre cose da fare. Abbiamo degli obiettivi da portare a termine, molti sono iniziati e molti sono anche da intraprendere. Abbiamo tante idee per quello che sarà il futuro di Loggiate. Riteniamo di avere la squadra giusta per poterlo fare. La squadra è in via di definizione, state chiudendo, insomma. Devo dire con molto piacere che abbiamo avuto anche tanti giovani che si sono avvicinati alla nostra formazione. Giovani che probabilmente hanno apprezzato e stanno apprezzando un modo diverso di fare politica. Noi abbiamo sempre rifiutato le etichette di partito, non perché i partiti non siano utili, perché i partiti sono importanti per rappresentare quella che è la società civile, quella che è, sono un'espressione di democrazia. Però riteniamo che nell'amministrazione di un paese ci sia più la rappresentatività da parte dei cittadini, sia importante che i cittadini si sentano rappresentati proprio da persone come loro, da persone che si impegnano nella vita civile, ognuno col proprio lavoro, e decidono di dedicare il loro tempo libero per una causa giusta e che li accomuna. Quindi la nostra lista sarà composta da persone per bene e che amano il loro paese. Avete presentato il nuovo simbolo e con queste tre parole chiare, fiducia, rispetto, passione, si può avere appunto ancora la stessa passione dopo 2 mandati, ma poi così complessi, come diceva lei. Sono 3 parole che secondo noi sono molto significative. Fiducia perché penso che abbiamo dimostrato di poter essere affidabili in questi 10 anni. Abbiamo fatto tanto, come dicevo, e siamo riusciti a mantenere anche in un periodo difficile gli equilibri di bilancio, mantenere rapporti con le altre istituzioni, mantenere rapporti anche con gli altri comuni e crescere come comunità. Rispetto perché abbiamo sempre rispettato le scelte degli avversari. E abbiamo sempre rispettato chiunque si sia frapposto anche in maniera democratica e anche in maniera meno democratica nei nostri confronti. E passione in realtà è la parola più importante delle tre, se si vuole, perché solo chi ha una grande passione può amministrare, può dedicare il suo tempo, dedicare le sue notti insonni per poter lavorare, poter leggere le normative nuove che vengono e avere e esplicitare poi di fatto, con i fatti, quelle che sono le idee.